anche qua cosa dei commenti. No, no, dai, dillo. No, c'è coraggio a dirlo loro, no? Dai, rifacciamo. Rifacciamo, ok. No, io sono serio, però. Io pure, guarda. Aspetta. Dai, rifacciamo. Amici di Fishing Evolution, eccoci qua, un altro piccolo video, questa volta nessun tipo di innesco particolare, ma una lenza. Mi trovo sugli scogli, sono a Fiumicino, sono a pesca con mio figlio Christian. Io sono a Dorate, le mie canne, eccole lì, morte ormai da un bel po'. Oggi niente pesce per me, invece per lui a quanto pare. Quante guglie hai fatto oggi? Per me ha perso il conto. Ha perso il conto. Christian invece oggi si sta divertendo con una lenzetta molto semplice, tranquilla, una lenzetta da bombarda. Anzi, adesso ha girato il vento. Prima avevamo vento alle spalle, adesso abbiamo vento frontale, ma continua comunque a farle. È con ovviamente la canna, la TTF, la canna a tutto fare, ed è la canna che a lui praticamente gliela do ogni tipo di pescata che facciamo, o a fondo con un piombino da 30-40 grammi, o bombarda, oppure col galleggiantino qui sotto. Ci siamo divertiti l'altra volta a Saraghi. Oggi però questo video in particolare lo faccio perché stavamo pescando, classica montatura, adesso ve la faccio vedere. Intanto è una montatura classica con bombarda scorrevole, galleggiante, salvanodo, girella, bracciolo molto leggero da una bracciata e mezza, circa 2 metri, e un ametto con un classico innesco, un innesco da bigattino, un bigattino sul gambo e uno sotto a punta. Però a un certo punto, nel momento in cui stavo rifacendo un bracciolo a Christian, in cassetta ho trovato un cazzettino che adesso vi faccio vedere, che viene utilizzato soprattutto per la pesca Java Style, e l'ho montato su questa lenza e Cristian ha notevolmente aumentato la cattura delle guglie. Però vi faccio vedere, vi faccio vedere la lenza, ve la faccio vedere perché ha risolto 2 problemi. Il primo è quello che ha notevolmente aumentato la cattura delle guglie. Il secondo è che Cristian ha iniziato a innescare il bigattino oggi per la prima volta, e il primo bigattino, quindi quello intero che andrebbe a coprire il gambo, trovava un po' di problemi ad inserirlo, gli scoppiava. Il secondo, quello appuntato per il culetto, invece gli veniva bene. Con questo accessorio abbiamo eliminato il problema del primo bigattino sul gambo, e quindi se prima mi chiamava per ogni innesco, adesso mi chiama solamente per fargli fare il video, le foto ad ogni guglia che tira fuori. Però andiamo a vedere la lenza adesso. Una bombarda scorrevole, 20 grammi, tra l'altro questa è quella Maragas, una perlina salvanodo alla fine della bombarda che va a coprire il nodo, e poi da manuale andrebbe una piccola girella tripla sotto che snoda bene, ma queste sono girelline piccolissime che snodano benissimo. Ho preferito questa perché è una girellina, è la stessa girellina, la 1066, che io utilizzo per i braccioli da surf casting, per metterci i braccioli rapidamente, li ami legati a questo gancetto rapido e questo gommino che tiri giù e chiude, questo per avere un'intercambiabilità rapidissima della girella, e poi snodano veramente bene bene. A seguire un bracciolo di fluorocarbon da 2 metri fino ad arrivare all'amo. Come amo ho scelto un M27 di Trackline perché è un piccolo ametto ottimo, con questa curvatura qui chiusa, ideale per aguglia, per pesci con la boccuccia piccola. È una sorta di crystal, punta dritta, ma con il micro occhiellino. L'innesco è un classicissimo innesco, quindi un bigattino lungo il gambo a coprire il gambo dell'amo e uno sotto.
Ora, visto che Christian spesso mi chiamava per cambiare l'innesco, perché oggi è il suo primo giorno di utilizzo del bigattino e innescare il primo bigattino, insomma, non gli veniva bene, cercando in cassetta ho trovato questi piccoli attrattori della Sasame, ideali per si utilizzano per il Japan Style. Infatti, se si vedono, sì, si vedono bene come sono fatti. Hanno questi due peletti olografici che vengono verso l'alto per l'innesco nel Japan Style. E dato che il lamo che ho utilizzato è un lamo d'occhiello, e quindi qui è leggermente più grande, ne ho preso uno, l'ho inserito prima di legare l'amo, così da poterlo incastrare proprio sull'occhiello dell'amo, al contrario, lasciando i baffetti verso il basso. E a questo punto, avendo il gambo dell'amo coperto da questo attrattore e questi due filetti olografici, è sufficiente innescare solo il bigattino sotto, sulla curva dell'amo. In questo modo Christian non mi chiama più per innescare il bigattino e ha notevolmente aumentato la cattura dell'aguglia. Dai, sei divertito? Sì, abbastanza. Ma secondo te ne hai fatte 30, 40 o 100? 45. 45. Peccato che abbiamo pensato di fare questo video un po' troppo tardi, all'ultimo, anzi, proprio all'ultimo. Perché sono uscite veramente tante aguglie. Poi dopo ha girato il vento, le onde iniziano a fracicarci. Abbiamo vento in faccia e con la bombarda non è proprio più il massimo pescare e non è proprio più un mare d'aguglie. Però ragazzi, provatelo, perché una piccola modifica, una lenza, oggi ha fatto veramente la differenza. Quindi provatelo, vi lascio il link sopra, sotto, da qualche parte, a seconda di dove state guardando questo video. Sono veramente eccezionali. Salutiamo. Saluti tu o io? Tu dici iscrivetevi al canale? Dai. E allora ci vediamo al prossimo video. Vai, tocca a te. Iscrivetevi al canale. Per? No, poi spuntano... Che era quella cosa da campanella? E premete la campanella per non perdervi nuovi contenuti. Ormai sa tutto. Vai. E poi dobbiamo dire anche... se questo video ti è piaciuto, comunicacelo mettendo un like, che non so più se è pollice o cuore adesso, like, ok? Su YouTube è pollice, ok? E lasciaci un commento, perché ti risponde, anzi stavolta ti risponderà Christian. E... andrà anche c'è, sai, come sarà il mio commento, quanto è bello tuo figlio, quanto è bravo tuo figlio, quanto ti ha fatto tuo figlio. Facciamo vedere quel cazzettino che abbiamo messo alla fine, perché lui sul cazzettino ride.
Mi consente che abbiamo messo no, la fine. Aspetta, dai, dai, dai. È bello. Ho capito, ma mi dà fastidio. No, no, non così, non guarda, io. Sono serio, te lo levo io, te lo levo io.